Regione Pigliaru, Mr. Chairman Al-Naimi, Rashid Al-Naimi, autorità tutte, cittadine e cittadini. Oggi è un giorno di festa e nel giorno di festa noi facciamo una cosa bellissima, cantiamo l'inno nazionale. Abbiamo sentito l'inno nazionale del Qatar e poi abbiamo sentito i vostri e nostri bambini che hanno cantato l'inno nazionale italiano, addirittura 3 strofe tutto intero, non è uno e basta. Gli facciamo un applauso ai bambini che hanno cantato con proprietà. Secondo me non tutta la prima fila conosceva le parole fino in fondo, me io una 3ª strofa mi sono un po' perso. Però vorrei anche fare un appello alla scuola, siccome c'è un sole lì pazzesco, se volete anche spostarli all'ombra e non sentire il mio discorso, per i bambini va bene lo stesso, eh? Almeno non abbiamo colpi di sole, quindi se non vi preoccupate. In ogni caso io farò veloce, vorrei soltanto dirvi alcune cose e poi prendere degli impegni. Questo è un luogo nel quale dovremo fare 2 grandi iniziative. Uno, tutte e 2 iniziano nello stesso modo, prendersi cura. Prendersi cura. Cos'è un ospedale? Un luogo di dolore, è vero, è un luogo di difficoltà, è un luogo nel quale le persone stanno male, ma anche uno dei luoghi di più grande umanità, l'esperienza di tutti noi, che siamo persone semplici, che vengono dalla vita quotidiana, è quella che di fronte al dolore l'uomo scopre i valori più veri della vita e scopre anche tanta bellezza, la delicatezza con cui un infermiere si prende cura di te, l'attenzione con cui un medico prova a trovare una soluzione, anche l'affetto delle famiglie. Quante volte è capitato anche nella nostra esperienza che una malattia abbia riavvicinato le persone. Non dimentichiamolo, perché noi siamo tutti contenti, e io chiuderò su questo, dell'aspetto di investimenti, di globalizzazione, di rilancio dell'economia del paese, tutte cose importantissime, ci arrivo tra un attimo. Ma qui siamo in un luogo in cui ci si prende cura degli altri e prendendosi, ci prenderemo ovviamente quando se il progetto sarà finalmente attivo. Nel prendersi cura degli altri noi mostriamo il volto più bello, il volto solido e solidale del nostro paese. Domandatevi perché, tra le tante statistiche che non si citano mai, l'Italia è il paese dove si vive più a lungo, il secondo paese al mondo dove si vive più a lungo. Certo perché c'è un buon vivere, certo perché c'è qualità della vita, ma anche perché c'è una dimensione umana, delle relazioni umane, che io credo che noi dobbiamo difendere, che la vostra terra, la Sardegna, spesso ha insegnato a tutto il resto del paese. Prendersi cura, questo è il primo elemento da cui partiamo. E il secondo è la curiosità, la ricerca. Questo non è soltanto un centro di cura, è un centro di curiosità, è un centro nel quale dovremo andare a imparare, a innovare, perché il mondo non si ferma, perché si corre avanti, perché è meraviglioso poter avere nella storia delle donne e degli uomini la possibilità di fare che cosa? Di imparare cose nuove, di inventarle, di andare a scoprirle, di fare ricerca. È quello che l'Italia ha sempre fatto. L'Italia non è soltanto un paese di bellezza, non è soltanto un paese di paesaggi, è un paese dove l'intelligenza, il capitale umano, il talento è un elemento fondamentale della qualità della vita. Il vostro presidente della regione, che nella vita precedente faceva l'economista, lo fa ancora, sa perfettamente che questo è il punto di svolta e di ripartenza di cui noi abbiamo bisogno. Il capitale umano, l'investimento in innovazione, la curiosità e la voglia di scoprire parole nuove. Bene, se questo è il Mater Olbia, diciamo però anche che quello che sta avvenendo qui accade perché c'è stata una felice capacità di fare sinergia, di fare squadra tra le autorità del Vaticano, tra le autorità della Sardegna e naturalmente tra un investitore internazionale, un investitore straniero, un investitore che però ci piace pensare ormai di casa in Italia. La Qatar Foundation Endowment rappresenta un paese straordinario. La prego, signor amministratore delegato, di portare il mio saluto personale a Sua Altezza l'Emiro Al-Thani, ringraziandolo per la particolare attenzione, per la particolare amicizia, assicurandogli
che il saluto che porto non è soltanto il mio personale, ma è quello di tutto il governo italiano, pronti a collaborare insieme su tante altre partite, a Olbia, in Sardegna e nel resto d'Italia. Però questo deve insegnare qualcosa anche a noi. Per anni ci hanno detto la globalizzazione sarà un problema, con la globalizzazione non andremo da nessuna parte, la globalizzazione rischierà di rinchiuderci dentro i confini del nostro paese. Quante volte, guardando i talk show, leggendo i giornali, sentendo i leader politici, ci siamo sentiti dire la globalizzazione sì che è un problema, e invece è esattamente l'opposto. In un mondo che chiede bellezza, qualità e capacità, l'Italia ha tutto da guadagnare. Dobbiamo smettere di piangerci addosso con la solita tiritera, con la solita lamentela per cui la globalizzazione è il nostro nemico. È esattamente l'opposto. La globalizzazione è la più grande opportunità che ha l'Italia. Però bisogna avere il coraggio di provarci, di aprirsi, di smetterla con le pastoie burocratiche, di smetterla con le difficoltà e le lungaggini procedurali. Bisogna avere il coraggio di cambiare. Da qui al 2020 ci saranno 800 milioni di nuovi consumatori nel mondo. Sono donne e uomini che chiedono prodotti belli, di qualità, capacità di investire e di vivere secondo un certo stile di vita. Chiedono più Italia. Però l'Italia deve scegliere. Se stare dalla parte di quelli che protestano e basta, che si lamentano e basta, che urlano e basta, che sperano che le cose vadano male, oppure se essere dalla parte di quelli che provano a costruire un paese che sia capace di attrarre capitale, sì, ma di restituire un capitale che magari non è finanziario, ma è capitale umano, che è intelligenza, che è innovazione. Ecco dove sta la sfida e dove sta la possibilità di un'operazione win-win, di un'operazione che può vedere la Qatar Foundation vittoriosa e può vedere la regione Sardegna, la città di Olbia, lo Stato italiano vittorioso dove? Nella capacità di crescere insieme. Il vostro sindaco ha detto giustamente che per la vostra città oggi è un giorno di festa che non può dimenticare, non può far dimenticare ciò che è accaduto. Faccio mio l'impegno che Gianni ha sottolineato, faccio mio l'impegno a considerare prioritario da parte del governo il completamento delle opere che sono state considerate minimo necessario dopo ciò che è accaduto 2 anni fa. Io vengo dall'esperienza di sindaco di una città che ha vissuto l'alluvione sulla propria pelle, al punto che quando sono diventato sindaco a Firenze la prima cosa che mi hanno detto: non ti rendi conto che sei il primo sindaco nato dopo l'alluvione? Perché la vicenda del 4 novembre del 66 nella mia città aveva segnato talmente in profondità che si guardavano i politici prima e dopo l'alluvione per dare un'idea. Quindi vi capisco quando dite che quella ferita non può essere demarginata semplicemente con il tempo. E vorrei dire da qui a Olbia, alla Sardegna, ma all'intero paese, che le opere contro il dissesto idrogeologico, indipendentemente dalle polemiche del passato su come si è costruito o non costruito, che pure sono importanti naturalmente, ma le opere per la lotta contro il dissesto idrogeologico non sono un costo per il paese, sono il principale investimento per mettere in sicurezza la vita di donne e uomini. E su questo noi non guarderemo in faccia nessun tipo di inciampo burocratico. E voglio dire, per poi chiudere rapidamente, anche perché i pochi bambini rimasti non vorrei che davvero avessero un colpo di sole, anche i meno bambini, anche i sindaci sono più preoccupati del patto di stabilità che del colpo di sole. Ma voglio dire, per chiudere su Olbia e passare a una considerazione rapida sulla regione, che io ho visto in questi giorni, ogni tanto Gian Piero Scanu mi mandava un messaggino a metà tra l'affettuoso e il minatorio per dirmi, sapevo giorno giorno come stavano le vicende, anzi il sindaco mi ha appena detto che la firma è arrivata, quindi adesso avremo soltanto i messaggi affettuosi di Scanu. Non ho ben capito i messaggi tra Pigliaru e Del Rio di che genere fossero, non tocca a me
non tocca a me investigare, ma voglio dire che c'è una cosa straordinariamente affascinante della vostra comunità, indipendentemente dalle idee politiche, indipendentemente da quello che votate, che scegliete. Quanto è bello quando una comunità si ritrova in una piazza virtuale e si riconosce parte di una stessa storia. Noi siamo in un tempo nel quale ci vorrebbero far credere che siamo soltanto dei numerini, che siamo soltanto dei codici fiscali. In realtà essere parte di una città è molto di più che essere un numerino o un codice fiscale. Significa condividere dei valori, degli ideali. Io ho visto nella comunità di Olbia, caro sindaco, cari cittadini, un grande senso di orgoglio per le proprie radici, per i 3.000 anni di storia, ma una grande voglia di futuro, che è la caratteristica più bella che deve avere una città e un paese. E allora, a proposito di futuro, voglio dire una cosa a Francesco Pigliaru, prima di concludere. Gli impegni che lui ci ha chiesto per la Sardegna sono impegni sacrosanti. Noi ci rivedremo a settembre, dopo che avremo messo al lavoro un gruppo di persone, di esperti congiunti sui temi principali, quelli strutturali, vale a dire il grande tema energetico della metanizzazione, il grande tema delle infrastrutture con il gap oggettivo che c'è in questa regione. Non è possibile che, siccome uno sta in Sardegna, debba avere le ferrovie che sono più scadenti il doppio di quelle del resto del paese. È una cosa inaccettabile. Non ci sono cittadini di serie A e di serie B. Le tasse sono uguali a Roma come a Olbia, e quindi non ha senso che ci siano cittadini di serie A e di serie B. E il grande tema dell'insularità, cioè il bisogno di mantenere una continuità territoriale. Ma accanto a questo ci sono anche tante altre questioni specifiche, puntuali. Penso alla vicenda meridiana, penso alla vicenda Sulcis, penso alla necessità di intervenire sui porti e sulle infrastrutture di questa regione, penso alle opportunità del turismo, dell'agroalimentare in un momento in cui Expo sta dimostrando a tutto il mondo quanto sia forte la potenzialità agroalimentare italiana. Siamo per la prima volta davanti alla Francia nelle classifiche, perché è evidente che se noi mettiamo insieme agroalimentare e agroturistico, per la prima volta il 2014 ha visto l'Italia a quota 31 miliardi e la Francia a quota 29 miliardi, e vedo che c'è un certo entusiasmo contro i francesi, ma in realtà è orgoglio, orgoglio dei risultati. Questi argomenti saranno oggetto di un lavoro congiunto e di un incontro da farsi alla fine dell'estate, all'inizio dell'autunno, qui in Sardegna, dove vedremo di riuscire a portare non più il tema ma le soluzioni. E permettimi di dire, Francesco, prima di arrivare davvero al pensiero conclusivo, che così come quest'opera che era stata bloccata, tutti insieme, grazie alla Qatar Foundation, grazie alla collaborazione, la stiamo sbloccando, trovo vergognoso che si siano passati degli anni senza aver sbloccato un cantiere rimasto a metà, qual è quello della Maddalena, che è un'autentica vergogna nazionale e che noi andremo tutti insieme a sbloccare, perché l'Italia è molto più forte dei pasticci che hanno fatto in passato. Chiudo su questo. In questi anni si sono perse tante occasioni nel nostro paese e c'è stato un clima negli ultimi anni di rassegnazione, di stanchezza, di delusione. Io vorrei dirvi che è arrivato il momento di girare pagina e vedo Materolbia come uno dei simboli di questa nuova storia che va scritta. Ce ne sono tante di storie positive che in questi giorni stiamo vedendo. Io stamani mattina ero a Melfi, in Basilicata, dove ho visto gli occhi, le mani, le storie di oltre 1.000 persone che sono state assunte grazie al Jobs Act all'interno degli stabilimenti della Fiat. E il fatto che lì si riparta è un segno importante per quella parte d'Italia. E ce ne saranno tanti altri che nelle prossime settimane verranno fuori, ma c'è un punto che è il punto chiave. Noi dobbiamo accettare la sfida della globalizzazione. Concludo da dove ero partito. Se l'Italia accetta di stare in un mondo globale e di essere campione della qualità, campione dell'innovazione, campione della curiosità, e smette di piangersi addosso, i primi segnali di ripresa che stiamo vedendo, dopo 11 trimestri negativi, finalmente la crescita torna in Italia,
saranno semplicemente la rondine. La primavera arriverà dopo, sarà quando noi smetteremo di piangerci addosso e questo paese tornerà là dove deve stare. Io non so chi ci sarà al governo tra 10 anni, certo non noi, perché dopo si gira la rottamazione, è normale. Quindi io non so chi ci sarà alla guida delle singole comunità tra 10 anni, io non so quale sarà il partito che avrà più voti tra 10 anni, e vi dirò, in questo momento non mi interessa nemmeno. Io so che tra 10 anni, se noi lavoriamo bene adesso, per quei bambini, almeno quelli che hanno resistito al colpo di sole, e per tutte le loro famiglie, l'Italia tornerà ad essere là dove deve stare, alla guida dell'Europa. In questi anni, tutte le volte che si parlava di Europa, si diceva l'Italia è come la Grecia in crisi. Adesso non si dice più, ma non mi basta. Io voglio che questo paese torni a essere la guida economica d'Europa come è stato per 50 anni. E se torneremo a guidare economicamente l'Europa, per i nostri figli, per i figli di Olbia, per i figli della Sardegna, per i figli dell'Italia, finalmente inizierà una pagina nuova. È quello che dobbiamo fare tutti insieme. Chiedo alle persone più anziane di darci la forza di tornare a crederci. Avete visto stagioni ben più difficili di quella che abbiamo appena superato. Ma chiedo anche alla politica di dimostrare che, come stiamo facendo con Mater Olbia, aprendosi agli investimenti esterni, aprendosi alla curiosità, aprendosi alla cura, si può finalmente far tornare l'Italia a fare l'Italia. Un grande paese che costruisce e non un paese che si piange addosso. Grazie, viva Olbia, viva la Sardegna, viva il Qatar e naturalmente viva l'Italia. In bocca al lupo!